Oggi vi raccontiamo la straordinaria tecnologia della Nigan. Partiamo da un presupposto. La scivolata in moto è la cosa che più teme un motociclista, quindi diventa fondamentale progettare bene le sospensioni, perché sono quei componenti che garantiscono l'aderenza fra la moto e l'asfalto. Per questo motivo le sospensioni sono da sempre oggetto di studio. Molti ingegneri negli anni di evoluzione della moto sono sbizzarriti a trovare diverse soluzioni, soprattutto per l'avantreno, che è la parte ancora più delicata della ciclistica di una moto. Solo un componente dove oltre un secolo di evoluzioni è rimasto fedele a se stesso ed è la forcella telescopica. Negli ultimi decenni molti ingegneri hanno provato a trovare soluzioni alternative alla forcella telescopica. L'obiettivo principale era quello di separare la funzione sterzante da quella ammortizzante. L'intento non era immotivato. Separare le due funzioni, sterzante da quella ammortizzante, permette vari vantaggi. La prima sicuramente è di avere un avantreno più solido, poi di avere una maggiore maneggevolezza, comfort, precisione di guida e delle geometrie particolari che rendono la moto più stabile, nel senso che di ottenere meno beccheggio e meno trasferimenti di carico e quindi variazioni di assetto. Ma non è tutto. Separare le due funzioni permetterebbe di eliminare due manovre correttive che da sempre noi facciamo sulle moto convenzionali. La prima che mi viene in mente è quella in salita, uscendo soprattutto da un tornante, di parzializzare gas per cambiare direzione. L'altra invece è per affrontare una curva, dopo la staccata, in fase di zerimento, dobbiamo lasciare i freni per rimettere in assetto la moto e poi affrontare la curva. Nonostante gli svariati tentativi di rimpiazzare la forcella telescopica, i vantaggi sperati quasi mai sono arrivati. Ci provammo anche noi con la nostra Yamaha GTS 1000, vi ricordate? Insomma, l'obsoleta forcella telescopica non ha mai smesso di offrire il miglior compromesso fra manovrabilità, stabilità e fiducia. Allora, come fare a riuscire a mantenere i benefici della forcella telescopica ma ottenerne degli altri? La soluzione l'ha trovata Yamaha e si chiama Leaning Multi Wheel ed è proprio la tecnologia che troviamo sulla nostra Nigan.